Una vittoria che riapre totalmente i giochi, quella del Crotone che batte l'Udinese 1-0 e grazie anche alle contemporanee sconfitte di Empoli e Genoa si ritrova veramente ad un passo dalla salvezza. Certo, mancano ancora 180 minuti, due gare molto difficili e ancora insomma è tutto da decidere. Però il Crotone ha fatto il suo dovere, ha battuto l'Udinese in una partita abbastanza dura perché l'Udinese ha giocato fino in fondo, ha cercato il pareggio sino alla fine. Il Crotone che è passato in vantaggio al 18esimo con Rodien, dopodiché il primo tempo è passato senza alcun problema. Nel secondo tempo l'Udinese è entrato in campo con tanta grinta, con tanta voglia di pareggiare la gara e nei primi 10-15 minuti ha messo in netta difficoltà il Crotone, soprattutto sulla fascia destra dove Sampirisi, che aveva sostituito Martella per un malore, ha provato a respingere le offensive dei friulani, ma non c'è riuscito molto. Passato il pericolo, il Crotone riesce comunque a reagire, anche i cambi aiutano la squadra rossoblu a tenere il risultato con un po' di sofferenza, però alla fine arriva questa vittoria importantissima. Adesso appunto, come detto, si va a 2 punti dal Genoa, un solo punto dall'Empoli. Vedremo cosa succederà in questo finale di campionato che potrà avere dei risvolti veramente clamorosi. L'intervista del dopogara. Una vittoria molto sudata perché l'Udinese ha giocato, soprattutto dei primi 15 minuti del secondo tempo, ha messo in difficoltà la sua squadra. Pericoli che arrivavano quasi tutti dalla fascia destra d'attacco dell'Udinese. Forse Sampierisi non è entrato benissimo in partita, però è meritata la vittoria alla fine. Ma noi abbiamo, credo, incontrato la squadra più ostica di quelle che io mi ricordo aver affrontato qui, anche al cospetto di altre grandi squadre. Non tanto per magari la qualità del palleggio, ma quanto per la fisicità, per la capacità che hanno di attaccare l'area, per uno sviluppo del gioco che ti mette veramente alle corde e nei primi 15-20 minuti del secondo tempo, come ci capita o ci è capitato anche altre volte, quando cambiamo e non abbiamo il nostro pubblico di fronte, ci abbassiamo un po' troppo e questo fa sì che poi con le caratteristiche dei giocatori dell'Udinese tu possa andare in difficoltà. Ci hanno messo in difficoltà comunque su ciò che ci aspettavamo, che erano le loro palle inattive, questi cross che arrivavano molto impegnativi, ma devo dire che forse oggi l'unica vera pecca è stata quella di non trovare il secondo gol nelle numerose occasioni che magari hai creato quando le hai creato, però è anche vero che secondo me oggi i ragazzi sono stati molto molto lucidi, e non era facile. Forse la differenza con l'andata è anche che il Crotone ha imparato a soffrire, no? Magari all'andata queste partite le avremmo pareggiate o perse, forse. Probabilmente stiamo raccogliendo perché nei momenti, nelle partite, nei campionati ci sono momenti diversi. In questo momento noi siamo più consapevoli, indubbiamente, che il punto ha una valenza diversa, o comunque fare punti. In altri momenti noi volevamo vincere, ma perdevamo, ci disunivamo. In questo momento però soffrivamo ugualmente. In questo momento soffriamo da squadra e questo ci permette di avere forse la possibilità di difenderci meglio. Dobbiamo entrare, andare a 2000 all'ora, prepararci durante la settimana, perché in questa settimana incontriamo i primi nel ranking UEFA, incontriamo dei mostri. Però a questo punto credo che non ha più valenza pensare quanta differenza ci sia tra il Crotone e la Juventus, quanto possiamo essere più pazzi di loro nel pensare che si possa fare qualcosa di straordinario. Vabbè, credo che loro non abbiano la difficoltà di mantenere la mentalità, sono abituati a tanti impegni, però se proprio uno deve costruirsi una favola, basta, e conviene costruirsela bene. Spero che scenda giù qualcuno dal cielo e gli dica: guardate che se non perdete contro il Crotone prendete tutte le finali, quindi, però non sarebbe sportivo né corretto, quindi mi conviene lavorare sulla nostra pazzia, è meglio. No, no, sono fiero dell'interpretazione del girone di ritorno. Noi siamo stati, ma qualcuno, e chiaramente tutti si ricordano le ultime partite perché ha avuto una sequenza di risultati veramente impressionante, però noi siamo stati tante volte vicino a fare delle imprese. Io avrei un elenco di partite dove potevi già aver fatto quello che stai facendo. Però, come dicevo prima, probabilmente la continuità di risultati ti porta un entusiasmo che è contagioso, e quindi è come se si elevasse alla massima potenza e da un certo punto di vista stai forse raccogliendo qualcosa in più, ma nel girone di ritorno questo Crotone è stato tra le migliori squadre, insomma 22 punti raccolti nel girone di ritorno fa sì che quello che dicevamo sia che una volta che avessimo capito la categoria potevamo dire la nostra. Si trattava solo di aspettare, quindi non sono d'accordo con chi dice
Sì, oppure che non c'era, noi siamo professionisti, rincorriamo un sogno, rincorriamo le nostre carriere. Crederci per me è la cosa più semplice che ci sia. L'intero popolo, perché in realtà poi c'era gente che si arrampicava per richiamare l'attenzione di tutti gli altri, e credo che sia ormai un po'... non sia la parola giusta usare il dodicesimo uomo in campo. In questo momento noi abbiamo un dodicesimo guerriero, perché io non ho mai, o forse lo sto sentendo man mano che passa il tempo, perché ci si lega sempre di più all'ambiente, ma io ho sentito un trasporto eccezionale. E il tredicesimo era affacciato nella finestra dell'ospedale, che ci dispiace il fatto che non sia qua con noi a darci una mano, ma allo stesso tempo siamo molto contenti che non sia nulla di grave. Mister, non si aspettava l'ultima, non si aspettava, nelle settimane scorse ha detto che non si aspettava alcuni risultati dagli altri campi, credo che oggi neanche si aspettasse la sconfitta del Genoa. Alla luce di questo le chiedo, calendario alla mano, Empoli o Genoa, quale potrebbe crollare, insomma? Ma no, no, non sono capace a fare queste cose qua, perché nello sport quando parli vieni puntualmente smentito. È vero però che in questo turno io mi aspettavo un solo risultato a nostro favore, non sicuramente quello di Palermo. Però è anche vero che lo sport è bello per questo. Ecco perché dico sempre ai miei ragazzi: noi giochiamo, noi diamo tutto quello che abbiamo, crediamo in quello che facciamo, e poi non succede, ma se succede. Allora, ma se hanno lottato, vuol dire che hanno tirato fuori il massimo di loro stessi in questo momento. È stata una partita che si era così, come si è espresso sul campo, abbastanza di parità come concetto di finalizzazione. Però insomma, chi fa gol ha sempre ragione, ed è giusto che il Crotone ha fatto il gol, poi ha cercato di amministrare bene. Noi abbiamo mancato un paio di situazioni importanti e alla fine poi però è stata una partita, così vedendola da panchina, come diceva lei prima, non di fine anno, una partita proprio anche maschera, diciamo così, abbastanza intensa, e che ha fatto sì che la partita fosse una partita vera, come è stata, perché noi vogliamo vincere, il Crotone voleva vincere, e i passaggi erano quelli lì. Abbiamo perso, però mi ha fatto, si può fare di più, sono più in vista come concetto di atteggiamento in certe situazioni, però è anche vero che abbiamo fatto uno sforzo importante per arrivare dove siamo arrivati. Adesso cerchiamo di ottenere questo posto, che magari sarebbe qualcosa di straordinario per noi. Abbiamo ancora una chance domenica con la Sampdoria, vediamo un po' se riusciamo ad avere ritmi e mentalità per poter, un punto non ci cambiava niente noi oggi, ci cambiava qualcosa, però comunque la Sampdoria dobbiamo sempre batterla, questo è il concetto finale. Vabbè, diciamo che la situazione d'attacco del Crotone non è poi così tanto male. Devo dire che Facinelli, sia Totta, sia Garcia Odien, sia Nalini, giocatori di grande passo, di grande realtà, e quindi non è semplice. Altrimenti Facinelli ha fatto 12 gol, non è che ha fatto un gol. Quindi è un ragazzo di grande qualità, e facciamo faticato, perché lo si muove molto bene in velocità. Però l'abbiamo concesso il normale, perché mi sembra che anche la loro difesa sia stata sottoposta a una pressione importante nel secondo tempo, che mi sembra che Costa si abbia fatto il suo dovere ampiamente anche al primo tempo. Quindi diciamo che la sconfitta fa male, però è diversa dalla sconfitta che abbiamo subito a Bologna, per esempio, come concetto, un po' più sana, nel senso più combattuta, secondo il punto di vista. Ancora un grande successo per il torneo e solidarietà, una manifestazione che ha coinvolto tantissima gente. La finale se l'è aggiudicata la squadra delle Autolinee Romano, che ha battuto con un netto 5-0 la rappresentativa dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone. Per quanto riguarda il torneo è riuscitissimo, come ogni volta noi siamo contenti di quello che riusciamo ad organizzare a Crotone. C'è stata una grande partecipazione, abbiamo raccolto i contributi che impiegheremo nell'ospedale di Crotone, nel reparto pediatria, quindi le regole sono state rispettate, perché il nostro è un torneo di sport e solidarietà, e la parola solidarietà, oltre che aiutare chi ne ha bisogno, impone anche di tenere presente che deve osservare le regole del gioco e anche della vita. Ma è cresciuto, si potrebbe dire, quasi in modo impetuoso. Adesso da 3 anni l'abbiamo data in mano alla Federazione Dilettantistica Provinciale del Gioco Calcio, c'è interessato il CONI, abbiamo sempre avuto arbitri della sezione di Crotone, dell'apposita associazione, quest'anno abbiamo avuto anche arbitri di serie superiore. Quindi veramente un grande successo. Vittoria è tutta prima per Alberto.
e poi per tutti i ragazzi che ci siamo impegnati a vincere questo torneo. Grande Romano! Sì, sono contento per Autolinio Romani, perché è il primo torneo che vincono e ci tenevano. E una dedica, questa vittoria la dedichiamo a tutti i dipendenti di Romano, perché poi quelli non presenti, perché se la meritano tutti. È stata una partita combattuta, anche se alla fine poi hanno vinto nettamente loro. Però dai, sono tornei che è bello partecipare ed è stato un onore avere tutto questo pubblico, tutte le scuole, insomma, le autorità per un'opera per bene, insomma. Pensi che sia stata meritata la vittoria? Sì, assolutamente sì, alla fine hanno meritato di vincere. Beh, queste gare effettivamente non sono mai semplici. In effetti, proprio per evitare qualsiasi tipo di rischi, abbiamo deciso insieme al presidente di mandare il massimo esponente di questa categoria, no? Che in questo momento è il nostro Ferruccio Prisma, arbitro di top class in Serie A. Sì, effettivamente la squadra che ha meritato di vincere poi è stata quella che in realtà ha vinto. Devo dire che quest'anno è stato un torneo dal livello agonistico molto, molto alto. Siamo contenti di aver contribuito con le designazioni dei nostri arbitri, che si sono comportati egregiamente.